Foggia ha sconfitto lo Zaccheria dalla Monterosi, il terzo KO nelle ultime quattro gare per i rossoneri di Somma. Picerno fermato in casa 0-0 dalla Gelbison, Cerignola in trasferta dalla Viterbese 1-1. Tradotto in numeri, sempre solo al terzo posto il Pescara, atteso domani dal difficilissimo impegno sul campo della capolista Catanzaro, già in B con 5 turni di anticipo. L'ultima promozione nel torneo cadetto 19 anni fa, allenatore Piero Braglia. L'ultima partecipazione 17, stagione 2005-2006. 41 anni dopo Bruno Pace, settimo posto in A, miglior risultato delle Aquile, con un giovanissimo Edi Bivi, allora 21enne, vice capocannoniere con 12 gol alle spalle di Roberto Pruzzo, un altro abruzzese, Vincenzo Vivarini, riscrive la storia del club calabrese. Campionato stradominato anche dal punto di vista della qualità del gioco. Di certo il Catanzaro non farà regali, lo asserisce convinto lo stesso Zeman. Come avversario me lo dovrei augurare, ma non ci credo. Non ci crede? No, no, io penso che Catanzaro gioca la propria partita e sono forti e lo vorranno dimostrare davanti tanto pubblico. Sappiamo che incontriamo una grande squadra che ha ammazzato campionato fin dall'inizio e noi proveremo a fare il nostro. Indisponibili Cancellotti e Giabua, il tecnico boemo pare orientato a confermare l'11 sceso in campo contro la Turris. Plizzari tre pali in difesa a Crescenzi, Brosco, Messic e Milani. A centrocampo Rafià, Palmiero e Craia, in attacco Merola, Lescano e Colai, la terza di fila da titolare, mai accaduto dall'inizio del torneo. Sull'11 tipo ideale, che dir si voglia, Zeman sottolinea. Formazione ideale non ci sarà mai, nel senso che c'è tanta concorrenza per tanti posti e quindi dipende dal momento, dalla situazione proprio e fisica e mentale. Stadio Cerabolo sold out, numeri strabilianti che il Catanzaro vuole addirittura migliorare. 86 punti, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi, un solo KO a Viterbo lo scorso 12 febbraio. Ben 88 gol realizzati, di cui 58 in casa, dove le Aquile hanno solo vinto, 17 successi in altrettanti incontri. 13 reti incassate, appena 5 davanti al pubblico amico. Zeman sempre sconfitto da Vivarini, ma il tecnico di Ari è indigesto anche al Delfino, che in 5 incroci ha subito 4 sconfitte, le ultime due con un rotondo 3-0 in Tella Pescara 27 dicembre 2020 in B e Pescara Catanzaro del match di andata. Un solo pareggio, Pescara Ascoli 1-1 25 novembre 2018, reti di Brugman e Ardemagni. L'ultimo KO interno dei calabresi risale al 3 aprile dello scorso anno, Catanzaro Monterosi 1-2. Non ci saranno defezioni, sistema di gioco 3-4-2-1 in fase di sviluppo e possesso, 3-5-2 in fase difensiva. Probabile 11, Fulignati tre pali in difesa, Martinelli, Brighenti e Scognamillo. Sulle fasce il croato Scitum e Van de Putte. A centrocampo al fianco dell'abruzzese di Lanciano, Luca Verna, l'ex Pontisso in vantaggio su Ghion. Tra le linee Sunas o Brignola e Biasci, alle spalle di Pietro Iemmello, re dei bomber del girone, con 23 gol. Limitare Van de Putte è uno degli obiettivi. Determinante il contributo del calciatore belga. Quantità, qualità, 11 reti e qualcosa come 19 assist. Il tecnico Vincenzo Vivarini. Una partita comunque difficile, perché secondo me il Pescara sotto l'aspetto tecnico è una squadra eccezionale. Ma proprio se riescono a giocare, hanno veramente qualità tecniche sopra la media della Serie C, quindi di conseguenza saremmo sicuramente portati a lavorare anche in fase difensiva, saremmo portati a fare un grosso lavoro tattico. Zeman è stato oggetto di studio da parte mia per tanti, tanti anni, perché è stato un maestro di calcio, perché sotto l'aspetto del possesso palla ha fatto divertire effettivamente tanti, tanti tifosi, e soprattutto chi ama il calcio, insomma, è sicuramente stato sempre colpito dal suo modo di affrontare le partite, di giocarsi le partite, ed è un uomo al di là del calcio, al di là dell'allenatore, è anche un uomo molto vero. Ho visto già la fase di non possesso di Zeman, che l'hanno fatto molto bene con la Turris, perché comunque è una squadra
che attaccava sempre nelle zone di competenza, attaccavano anche con coraggio, con aggressività in zone alte di campo, quindi si è visto la fase difensiva che fa di solito Zeman, perché tutti guardano in Zeman la fase di possesso palla, però lui ha, diciamo, nella fase difensiva delle particolarità ben evidenti, che chiaramente lui non vuole difendersi basso, quindi cerca sempre di pressare alti, e adesso contro la Turris l'hanno fatto molto molto bene, meno bene con il Messina, però ci dobbiamo aspettare grande aggressività, grande voglia di riproporre il gioco in fase offensiva. E poi ho visto già, secondo me già si è visto qualche rotazione in fase offensiva che gli ha portato anche a fare dei bei gol contro la Turris. Uno sguardo ai precedenti: dal 1947 al 2005, 9 sfide in terra calabrese, 7 vittorie della Catanzaro, un pareggio in A, 1-1, stagione 79-80, marcatori Chimenti e Cinquetti. Un successo del Pescara in B, nelle immagini, 30 dicembre 1989, match winner al minuto 88, Gigi Caffarelli. Tre anni prima, 27 aprile 1986, il Catanzaro vince 3-1, punizione di Bagnato, Gasperini devia, Rossi spiazzato. Quindi altra punizione, questa volta di Brondi, male Maurizio Rossi, tapin di Panero. Nella ripresa il tris dell'ex Cozzella e il gol bello ma inutile, firmato di testa da Stefano Rebonato, su cross di Roberto Bosco. L'ultima volta, sempre in B, 22 settembre 2005, allenatore l'esordiente Maurizio Sarri, trasferta in Fausta. Dopo questo contrasto con Di Cesare, Croce esce in barella, frattura composta della clavicola sinistra. Il portiere biancazzurro Tardioli neutralizza il rigore calciato da Giorgio Corona. Quindi Pescara in 10, espulso Gonnella. Il Catanzaro preme e sblocca il punteggio così. Cross di Rizzato, sfortunato rocambolesco autogol di Emanuele Pesaresi. Nel finale espulso anche Davide Matteini.